Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato che è sinonimo di delicatezza, non soltanto nella ricerca cromatica, ma anche a contatto con la pelle. Un filato 100% cotone multicolor, dai colori pastello e tenui, che richiamano proprio i colori della terra, del cielo e dell'acqua. Quest'oggi analizziamo il Donny Color. Vediamolo! Analizziamolo attentamente nella composizione. Il Donny Color si presenta infatti in un gomitolo 100% cotone di circa 100 grammi per 250 metri e per cui è consigliabile l'utilizzo di uncinetto 3-4 e di ferri 4-5. È possibile lavarlo ad una temperatura che non superi i 30 gradi. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene. Non è possibile candeggiarlo e tantomeno apporlo in asciugatrice. È consigliabile poi stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi e per cui consigliamo sempre di apporre sul capo un panno, in modo tale da preservarlo. Eccolo nella sua variante cielo. Come potete notare, appunto, le sfumature richiamano proprio i colori di un cielo limpido e vanno dal celeste fino a sfumare verso un grigio più chiaro, con appunto sfumature che richiamano il bianco panna. Eccolo adesso nella sua variante tramonto. Qui potete notare come i colori sono appunto molto più caldi e variano da un senape fino a raggiungere anche un color pesca e un leggero viola, i classici colori del cielo quando il sole sta per tramontare. Eccolo invece nella sua variante alba. Potete notare infatti anche dal campioncino come sia un filato super variopinto che vi consentirà appunto di realizzare creazioni molto originali e vivaci. Nella sua variante viola è appunto possibile notare, come dice il nome stesso, proprio il colore protagonista, che è il viola, che lascia poi spazio a tonalità accese del turchese e tonalità del fucsia, che vengono poi spezzate da leggere tonalità del panna. Nella sua variante acqua richiama proprio i toni di un mare limpido, quindi con nuance che sfumano dal verde chiaro al verde acqua fino anche all'azzurro, con punte di bianco panna. E infine nella sua variante beige, dove appunto potete notare dei colori molto tenui ma allo stesso tempo caldi che richiamano il pesca ma anche tonalità cangianti del grigio e dove appunto si può notare proprio in evidenza questi punti di grigio azzurro che lo rendono senz'altro super particolare. Lo avete visto, un filato tanto bello quanto delicato, quindi senza dubbio si presta per lavori handmade destinati ai più piccoli, però grazie a queste preziose sfumature sarà possibile realizzare davvero lavori super glamour. E un esempio pratico è dato proprio dalla fata tuttofare Maria Grazia Dottore, che ci presenta proprio un bellissimo abito, lo ha chiamato baia, dove è possibile notare questa appunto combinazione di sfumature attraverso cui anche un semplice punto permette di realizzare un abito super ricercato. Quindi le idee non mancano. Il filato si presenta in varie colorazioni, siete liberi di scegliere quello che più vi piace e quindi non vi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube, attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità Tessiland e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!